Mentre la dirigente Pimentelli e tutti i suoi collaboratori, perché in maniera lungimirante, ha pensato appunto di partecipare a un bando ministeriale che ha permesso di acquistare strumentazioni che daranno la possibilità già ai nostri figli, dalla prima media in poi, di avvicinarsi al mondo del digitale e quindi cominciare in maniera interdisciplinare a utilizzare strumenti che oggi sono necessari per continuare poi un percorso di studi altrettanto moderno e entrare nel mondo del lavoro, in un mondo del lavoro che vive di questa strumentazione. È importantissimo quindi che le nostre scuole riescano ad adeguarsi al momento storico che stiamo vivendo. In maniera ancora più lungimirante, la dirigente appunto ha ottenuto finanziamenti anche per installare macchinari 3D, microscopi, quindi strumentazioni che possono permettere addirittura ai bambini dell'infanzia e della primaria di cominciare ad avvicinarsi ad un mondo che è il mondo poi del lavoro di oggi, quindi sarà sicuramente il loro futuro. Questo permetterà quindi alle nuove generazioni di cominciare fin da piccoli ad avvicinarsi alla digitalizzazione che oggi noi stiamo vivendo come novità che dobbiamo in qualche modo incrementare, ma che i nostri figli vivranno come normalità. E tutto questo permetterà ai nostri ragazzi di arrivare poi alle scuole superiori, di avere già una marcia in più e continuare nelle scuole superiori del nostro territorio a appunto utilizzare strumenti digitali che anche naturalmente sono stati inseriti in questo periodo grazie ai finanziamenti che è stato possibile ottenere dal Ministero. Naturalmente il PNRR in questo sta aiutando le scuole ad ammodernarsi e a fare in modo che anche in Italia si possa pensare ad una formazione non solo classica ma al passo con i tempi.